taglio di levrato, ogni tiro va nel sacco, oh oh oh, che c'entra attacco. Lo chiamavano lo sfondareti. E di reti ne ha sfondate davvero tante. Virgilio Felice Levratto nacque in questa casa di Carcare il 26 ottobre 1904. Un grandissimo campione, una carriera straordinaria che lo portò dal Vado, dove vinse la prima Coppa Italia della storia nel 1922, fino alla nazionale. La leggenda di Levratto è legata soprattutto al mito dello sfondatore di reti. Incontriamo il nipote di questo grande campione, che è Marcello Bigongiali. Buongiorno. C'è un episodio particolare nella vita di suo nonno, quasi irreale. Ce lo vuole raccontare? Sì, irreale, è un po' quello erano gli atleti eroi del tempo, un po' come erano Nuvolari, Coppi, nascevano queste leggende che però invece erano vere, non erano leggende. Praticamente è successo questo: nel 1924 mio nonno, che aveva soli 19 anni, aveva appena vinto la Coppa Italia, è stato chiamato in nazionale, ed è una cosa un po' singolare perché tra l'altro era l'unico calciatore di una squadra dilettantistica, il Vado, in nazionale. E è successo questo: in una partita contro Lussemburgo, e a un certo punto fa uno dei suoi bei tiri potenti di sinistro, dei suoi famosi tiri, e purtroppo questa palla finisce in fascia al portiere. Il portiere cade per terra, sanguinante, sembrava morto e era preoccupato, è andato anche a soccorrerlo. Dopo un po' si è capito solo che, siccome il portiere Bausch aveva l'abitudine di, per concentrarsi, di tenere la lingua in mezzo ai denti, si era tagliato un po' la lingua. Praticamente a quel tempo non sostituivano i portieri, l'hanno rimesso al suo posto. Dopo qualche minuto si ritrova di nuovo Bausch, si ritrova di nuovo Levratto che di fronte, che gli viene incontro con la palla. E allora istintivamente è stato più forte di lui, si è riparato dietro il palo. Allora Levratto si è messo a ridere e ha buttato la palla fuori in una partita internazionale alle Olimpiadi. Qui nella Biblioteca Barrili di Carcare è stata allestita questa mostra dedicata a questo straordinario campione. Per esempio questa foto qui è dei genitori carcaresi, suo papà era calzolaio, poi si è spostato dopo i primi anni a Vado Ligure, ecco, perché era nel Vado. Qui infatti lo troviamo già nella cittadina rivierasca, che aveva solo 12 anni nella squadra Lampos prima del Vado. Poi abbiamo la Coppa Italia, dove aveva sfondato la sua prima rete ed è diventato famoso. Questa foto poi è famosa perché descrive un pochino l'irruenza che aveva quando arrivava davanti a un portiere. Era un po' il terrore dei portieri, perché queste palle di cuoio erano piuttosto pesanti. Quando arrivavano addosso facevano anche male. Che c'entra attacco?